Amici del segno dell'Ariete, partiamo con i nostri oroscopi. Non so, mi è venuto così. Cerchiamo di anticiparli. Stasera ho l'ispirazione, sono in attesa di dover fare un consulto e quindi mi sono detta, perché non iniziamo? E certo, iniziamo subito. Allora. Per il segno dell'Ariete, cosa accadrà nella settimana dal 9 al 15 maggio? Quali sono le novità che il segno dell'Ariete deve sapere in questa settimana? Invito tutti quelli del segno dell'Ariete, per quanto riguarda i nuovi, di iscrivervi al canale, spuntare la campanellina. Nella voce informazioni del canale trovate i miei contatti, quindi potete scrivermi per informazioni, per consulti privati. Vi invito sempre a mettere un like lì dove vi piacciono i miei video, però mi piace di più se commentate sinceramente. Mi piace interagire direttamente con voi. Potete anche commentarmi in privato, quindi attraverso messaggi WhatsApp, non è un problema. Allora, andiamo a vedere per voi del segno dell'Ariete, ripeto, quali saranno le novità che sono da sapere nella settimana che va dal 9 al 15 maggio. Chiedo al nostro creatore, agli angeli e agli arcangeli, quali sono le novità che il segno dell'Ariete deve sapere nella settimana che va dal 9 al 15 maggio. Per favore, quali sono le novità che il segno dell'Ariete deve sapere nella settimana che va dal 9 al 15 maggio? Lo chiedo a 5 carte, per favore. Oh, che bello! Le vedete tutte? Sì, ok. Allora, vi posso pure avvicinare così. Ok. Allora, partiamo subito con un asso di denari, un trionfo, un successo, una felicità in qualsiasi ambito. Ok. Perde un po' la sua benevolenza lì dove ci sono delle carte negative, e il 4 di spade parla di blocco, di una situazione bloccata. Quindi questo asso di denari, ok, promette un successo, una felicità, promette delle soddisfazioni, comunque il trionfo su un qualcosa, ma questo trionfo, prima di averlo in questa settimana, dovete attendere un po', perché c'è un certo tipo di situazione bloccata, stagnante, che vi sembra impossibile, difficile, ok, da dover trovare una soluzione. Abbiamo un 6 di coppe rovesciato. Il 6 di coppe rovesciato ci parla di guardare con attenzione, comunque sia, al futuro. Di stare attenti a quelli che sono i vostri comportamenti, perché potreste eventualmente andare ad avere dei comportamenti, delle azioni sbagliate che vanno a compromettere il vostro futuro, ma non solo. Dovete anche comunque prestare attenzione in casa, a quello che fate in casa. Il 6 di coppe rovesciato ci parla comunque anche di malinconia, di un qualcosa che torna in mente dovuto al passato, ok? Magari un qualcosa del passato che state, non che state vivendo, un qualcosa del passato dove invece state cercando di proiettarvi verso un qualcosa comunque di nuovo, ok?
e quindi questo passato ogni tanto vi torna in mente. Dovete cercare di risolverle le cose del passato, ma concentrarvi comunque sia sul futuro. Ricordatevi questa cosa. Il 5 di denari parla comunque di leggerezza, comunque di appagamento, problemi che si risolvono. Fate attenzione, ok? Cercate di prestare comunque attenzione, a non usare tanta leggerezza, a non avere avventure così tanto per, ma cercare comunque di risolvere più che altro i problemi anziché andarne a mettere, insomma, degli altri. L'otto di coppe rovesciato è una figura di qualcuno che potrebbe ricattare o potrebbe causare uno scandalo. Quindi lì dove magari avete una seconda persona, ok, lì dove c'è un rapporto a tre, prestate attenzione, o lì dove pensate eventualmente a una terza persona dovuta del passato, lì dove pensate a una persona che avete lasciato nel passato, insomma, cercate di prestare attenzione a quello che fate. Non avete comunque degli atteggiamenti o dei comportamenti leggeri, perché andreste soltanto a compromettere comunque il tutto. Coppe e denari parla anche di soldi in arrivo, quindi ci possono anche essere comunque dei guadagni in questa settimana. E quindi questo potrebbe riguardare, questo che vi ho appena detto, potrebbe anche riguardare la sfera lavorativa. Intanto andiamo a chiarire alcune carte. Ok, allora vediamo cosa vuole dirci il 4 di spade, e quindi andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni sul 4 di spade. Andiamo a vedere cosa vuole invece, cosa vuole dirci il 6 di coppe rovesciato, e quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Ok, allora la situazione. Se non riuscite ad arrivare al vostro trionfo, a quello che vi siete prefissati, a quello che secondo voi è comunque la vostra felicità, come vi ho detto, perché questa situazione è bloccata, bloccata comunque sia per una persona che vi ha mentito, ok? Oppure potreste essere voi che avete mentito a qualcuno e quindi non riuscite ad andare avanti. C'è stata con questa persona una separazione, ok? E voi ci state ancora lì a pensare. Però ricordatevi, i comportamenti sono i vostri. C'è stata, scusatemi perché io, no, nella settimana, ok, che viene, se non riuscite ad avere il vostro trionfo è perché c'è una situazione bloccata dovuta comunque a una persona che scoprirete delle menzogne. Oppure una persona attaccata al materialismo e voi cercate di pensare, cioè cercate e voi pensate a delle situazioni vecchie passate che avete avuto dove vi siete comunque allontanati e che non erano tanto diverse da quella che magari state vivendo. Vi vengono come dei rimorsi di coscienza, oppure vi vengono ricordi in mente. Prestate attenzione a quello che fate. Qui c'è una separazione da una vecchia storia che ci ripensate, oppure potrebbe anche essere in questa settimana un allontanamento da questa persona che comunque non vi dà quella soddisfazione che voi volete, quindi non vi fa raggiungere il vostro trionfo, ma perché pensa totalmente ad altro. Voi dovete pensare a stare bene, dovete pensare al vostro, non vi preoccupate perché? Perché comunque abbiamo un 5 di coppe a fondo mazzo, ok? Che parla comunque di allegria, parla di questa problematica che questa settimana si va a risolvere e che vi porta comunque sia al successo.
Ci sono anche delle belle novità in casa che potrebbero essere, come vi ho detto, soldi magari in arrivo. Ci sono comunque dei progetti che si vanno a fare. Voglio vedere di questo 5 di denari, quindi vado a chiedere una carta per avere maggiori informazioni sul 5 di denari. Ecco, questo 5 di denari parla di non avere avventure, ok? Di cercare di risolvere delle problematiche, ok? E parla con il 9 di denari di un superare queste difficoltà. Il 9 di denari porta comunque sia buone notizie ed avvenimenti positivi. Quindi riuscirete tranquillamente. Per i single ci saranno delle avventure, ci sarà comunque sia qualcosa di buono, ma fate attenzione perché il 4 di coppe rovesciato, ok, parla di problemi, ok? Di problemi, di un'instabilità, di mancanza di chiarezza su alcune cose, ok? Quindi prestate veramente attenzione, anche se, ripeto, la soluzione alle problematiche c'è, riuscirete comunque a risolvere determinate cose. Abbiamo una coppia, il 4 tra coppe e spade. È proprio il peso di una relazione che sentite. Qui o c'è qualcuno che decide di mollare tutto perché? Perché vi siete resi conto che questa persona non vi dà quello che voi volete, ecco perché ricordi del passato, o perché c'è qualcuno che eventualmente torna, o perché cioè, avete capito, ok, che non potete più andare avanti così e quindi volete guardare a voi stessi, volete guardare a un vostro futuro, allo stare comunque bene, cercando di risolvere le problematiche che ci sono e cercando di portare la vostra vita in un qualcosa di positivo. Anche se qua c'è una certa instabilità per quello che vivete. Però, non contenta io, visto che ho ancora un po' di tempo, voglio maggiori informazioni sul 6 di coppe rovesciato e sul 3 di bastoni rovesciato. Voglio andare ancora più a fondo e voglio cercare ancora di capire. Ancora il 4. Allora, c'è una certa riflessione che dovete comunque sia fare. Ok. Sì, c'è una separazione, una rottura di legami. Può essere proprio che andate a sciogliere qualcosa, andate a rompere o con qualcuno o con una certa situazione che ormai vi sta stretta. E ci andate a riflettere bene prima di farlo, perché io qui vedo il 6 di bastoni che parla chiaramente di dubbi, quindi avete dubbi, avete voglia di evadere da questa situazione che vi tiene comunque bloccati, perché non avete la vostra stabilità, non state più bene. Voi volete andare verso qualcosa, verso una situazione più tranquilla, quello che comunque non avete, perché c'è tanta mancanza di chiarezza. E infatti cosa fate? Decidete comunque di chiudere con la situazione o con persone in qualsiasi ambito, ripeto, per cercare di andare verso una situazione tranquilla, quindi l'asso di coppe è un qualcosa comunque di positivo, vi indirizzate verso qualcosa che vi soddisfa, verso qualcosa che vi dà comunque una stabilità emotiva, quindi andate verso qualcosa del genere, andate a risolvere quelle che sono comunque le vostre problematiche e gli avvenimenti, come vi ho detto, sono positivi. Ok, questo è quanto per voi dell'Ariete in questa settimana, ripeto, dal 9 al 15. Se vi è piaciuto
questo oroscopo settimanale, vi invito a mettere un like. Vi raccomando, fatemi sapere che situazione comunque vivete, quindi commentatemi, ok? E noi ci sentiamo come tutte le sere per i nostri oracoli giornalieri. Vi mando un bacio e ci sentiamo presto.